70. Non potete valutare. Cerchio Exodus attraverso Mauro G. Camilla. Voi sapete come avvengono gli apporti? Sapete che si possono anche ripetere, raddoppiare, duplicare? Allora, l'ultima volta abbiamo apportato un dono all'ospite carissimo. Vi ricordate che cos'era? Domanda. Erano 3 amorini. Camilla, bene, ve li ripetiamo ora perché la matrice quella è. Troviamo in un attimo un po' di materia, adesso ce n'è tanta, e riportiamo l'apporto uguale, identico. È una dimostrazione che non potete valutare attraverso la razionalità. Domanda, è come una catena di montaggio? Camilla, noi tutti siamo una catena di montaggio. È uno spirito perfetto che ci emana e poi riprende. Dio cos'è, se non un insieme di noi tutti? Domanda. Comunque il meccanismo degli apporti mi fa pensare che funzionano come quella formula alchemica solve et coagula, cioè dissolvi la materia e poi ricomponila nuovamente. Camilla. E se la materia non è disponibile? Domanda. Allora secondo la matrice... Camilla, allora la matrice è un elemento importantissimo, noi possiamo farla. Domanda, conservarla? Camilla, anche. Però è essenziale che noi la possiamo costruire, quindi è qualcosa che non esiste e inizia ad esistere. Voi non la vedete, però esiste. Domanda, esiste l'idea di quello che poi diverrà? Camilla, esiste il pensiero dell'energia di quello che sarà, ma che nella realtà già è. E allora perché dovete credere soltanto a quello che vedete? E allora perché non guardate dentro la vostra anima, al di là dell'anima? Voi tutti al di là dell'anima siete degli illuminati, gli assenti compresi, quelli che dovranno entrare nel cerchio compresi, anche se non avete gli apporti che desiderate o le risposte che agognate di avere. Al di là dell'anima, voi siete l'un l'altro. Tu puoi essere quello che vuoi, ma al di là dell'anima sei gli altri, e gli altri sono tuoi.